Buonasera e benvenuti al recap ciclico sui due mercati che seguiamo, ovvero sul FTSE MIB e sul DAX. Cosa abbiamo avuto quest'oggi in definitiva? Innanzitutto abbiamo avuto una bella finta rialzo con ribasso per la chiusura del primo T-4 del T-3 in S che orientativamente darei partito da qua. Dopo un terzo T-3 durato pochissimo, ovvero 22 barre, e terminato ovviamente non qui, ma qui, e successivamente partenza del quinto T-3. Quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo scesi, poi siamo risaliti sui massimi, abbiamo violato i massimi assoluti, poi se abbiamo ritracciato di nuovo, abbiamo proprio disegnato onde. Successivamente, in concomitanza della partenza del quinto T-3, in violazione di questo swing a 12.244, avrei dovuto andare long. Sinceramente, non me la sono sentita per un semplice fatto che bisogna privilegiare le operazioni che ci permettono di rimanere pro trend. È vero che il trend è sostanzialmente positivo, a partire appunto dal 29 di giugno, da ieri. Ma c'è un discorso di cui tenere conto, che siamo alla fine di un TP3 e quindi che se ci mettiamo a guardare il grafico candele giornaliere di cui manca la candela di oggi, che è arrivata fino a qua, noi siamo al termine di un TP3 trimestrale, che è arrivato a 70 barre con oggi, appunto, di un secondo T+2 mensile che non può aver chiuso qui a 20 barre e quindi però è arrivato a 31, quindi è capientissimo a 12 giorni, anzi 11 giorni perché la candela non viene segnalata e anche il secondo T è capiente per la chiusura stessa. Per cui non ho voglia di ritrovarmi poi a dover lottare contro la chiusura di un T+3 quando abbiamo già avuto la condizione più che sufficiente per la partenza di un secondo T settimanale. È vero, è probabile che 1, 2, 3, 4, la candela di oggi 5 e domani si possa fare ancora orientativamente un massimo per la chiusura del secondo T inverso di questa struttura inversa e per il fatto che il sesto T-3 inverso si è vincolato a ribasso e quindi a rialzo di indice ed è arrivato soltanto a 15 barre su minimo 22, quindi abbiamo 7 barre, ovvero quasi 2 ore di potenziale salita di domani mattina ancora. Però ho visto succedere tante cose, per cui a volte tendo ad essere più prudente di quello che dovrei, perché nella realtà dei fatti, già con il superamento dei 12.244, a 12.245 avrei dovuto andare long e mi sarei portato a casa quasi 100 punti di DAX con fatica veramente irrisoria. Va bene, semplice lezione da imparare, da metabolizzare, ricordandosi oltretutto che adesso con l'altra considerazione possiamo salire ancora fino alle 11 tranquille di domani mattina, minimo peraltro. E abbiamo superato di nuovo la nostra resistenza data dalla media mobile a 200 periodi e stiamo, tra virgolette, rischiando di andare in Golden Cross. Questo per quanto riguarda il DAX. Per quanto riguarda il FTSE MIB, stessa identica storia sostanzialmente. Possiamo togliere dei punti di domanda, ovvero qui abbiamo che sicuramente è partito il terzo T giornaliero, da qui è partito il quarto alle 10, alle 10.45. La lettura più semplice a volte sul mercato rispetto all'altro è che da qui può essere partito già il quinto T-3 dopo 19 barre? No, in questo caso. E quindi attenzione, qui la situazione è differente, c'è meno spazio al rialzo, anche perché a parte che il movimento va rivisto, ovvero qui c'è un raccordo inverso grosso come una casa, perché qui non può essersi, anzi qui può essersi chiuso.
qui. Qui siamo sulle 23 ore di nuovo. Abbiamo il nostro inverso che ci dice che i tempi potrebbero essere un pochino cambiati rispetto al passato per quanto riguarda Fuzzy Nib. Si sta avvicinando, come vi dico da tempo, alla tempistica del DAX, ok? Per cui questo ci dice che teoricamente se qui è partito il quinto T-3, qui non può aver chiuso, qui può chiudere quando vuole, ma ne manca ancora un sesto, quindi domani potrebbe essere ancora un giorno di rialzo anche per il nostro Fuzzy Nib. Guardate qui che congestione che abbiamo, che difficoltà a salire, proverà una rottura e poi probabilmente andremo a chiudere anche in questo caso non soltanto il T più 1 di settimanale, ma anche il T più 2 mensile ed il T più 3 trimestrale. Questo è tutto, se l'analisi vi è piaciuta e vi ha dato qualche cosa mettete un bel like, sottoscrivete il canale che è gratuito, anzi cliccate sulla campanella in modo da vedere quando arriverà la nuova analisi ad essere aggiornati. Pacca sulla spalla e buona serata a tutti.